cantata virgiliana è il palcoscenico naturale che meglio si sposa con la passione dei brindisini per il calcio. Ed ecco perché la città sportiva accoglie qui, in questo meraviglioso posto, con grande entusiasmo, la Rosa del Brindisi 2014-2015. Quanti siete? Buonasera, buonasera! I giocatori, acclamati dai supporter, sono applauditi con immenso calore in appendice di una serata che ha visto protagonista tutto il movimento calcistico brindisino. Momento di gloria meritato per tutto il settore giovanile che lo scorso anno ha entusiasmato per gli ottimi risultati raggiunti da giovanissimi a livello nazionale. Non sono mancati momenti di divertentismo e intrattenimento con canto e ballo, il tutto per intrattenere i tifosi trepidanti prima della sfilata dei calciatori. Ma la società vuole che gli applausi siano proprio per tutti, per il lavoro svolto e per quello che si sta per intraprendere. E dunque sul palco spazio anche lo staff medico, composto da Dino Furioso, Cesare Litti e Roberto Zucchero, e ovviamente allo staff tecnico, costituito da mister Marcello Chiricallo, Gioacchino Marangio, allenatore in seconda, Maurizio Namila, preparatore atletico, e Stefano Leucci, allenatore dei portieri. E poi, con la sua capacità di entusiasmare gli animi con le sue parole, capaci di far sognare la città sportiva, c'è lui, il presidente Flora, che ribadisce la sua ferma volontà di riportare il Brindisi in terza serie dopo 25 anni di assenza. Scusatemi l'emozione dovuta un po' all'età, un po' alla vostra accoglienza, un po' al vostro entusiasmo. Io, come vi ho detto, sono uno di voi. Amo questa maglia con passione come l'amate voi. Ed è solo con le passioni che si fanno le grandi imprese. E noi questa passione l'abbiamo, la dobbiamo solo trasmettere. Noi siamo un corpo unico che ha un obiettivo: cercare di vincere questo campionato e riportare il Brindisi dove deve stare. La fame del calcio in riva all'Adriatico è tanta e quest'anno l'entusiasmo è palpabile, non potrebbe essere diversamente. Sulla carta, la squadra allestita da Flora è una vera e propria corazzata che non dovrebbe avere difficoltà ad approdare in Lega Pro. L'unica cosa che i dirigenti biancoazzurri si auspicano è la sinergia, di cui tanto si parla, anche con le istituzioni chiamate a stare fisicamente e non economicamente al fianco del Brindisi, cosa che purtroppo ancora non avviene. Io sono convinto che anche le istituzioni saranno al nostro fianco. No, non sono d'accordo, guardate. Abbiate pazienza, la sto avendo io, la dovete avere anche voi. Dobbiamo dare fiducia a queste persone. Noi dobbiamo solo dopo, potremo trarre le nostre conclusioni, dare i nostri giudizi, condannare, però dobbiamo avere fiducia, dobbiamo avere un attimino di pazienza, la sto avendo io, figuratevi voi, dovete averla insieme a me. Dopo può darsi che saremo tutti felici insieme, però può darsi pure che saremo tutti incazzati neri insieme. Esordisce così il presidente del Brindisi nella serata in cui ufficialmente la squadra è presentata alla città. Niente spaccature dunque per Flora, crede ancora nelle promesse fatte in precedenza. Ma i supporter adriatici vogliono ugualmente lanciare un messaggio, tanto che della scalinata si sollevano cori contro il sindaco Gonzales e non mancano neppure quelli di disapprovazione nei confronti dell'assessore allo sport Ingrosso. Ingrosso, ora i fatti, basta con le parole, dicono i tifosi. Dunque, se da una parte il presidente non vuole ancora far nascere polemiche, dall'altra ci sono i tifosi che non vogliono che la presunta disattenzione dei politici passi in silenzio. Insomma, un momento di allegria, di passione e fede per i colori biancoazzurri che dovrebbero essere solo il prologo verso quella che dovrebbe essere una vera e propria cavalcata dei biancoazzurri verso la Lega Pro. Noi dobbiamo far sì che tutti, e quando dico tutti, dico tutta la classe politica capisca, molti l'hanno già capito, ma io sono convinto che capiranno anche gli altri, che il Brindisi Calcio è un movimento di importanza sociale,
che può far sì che questa città, oltre a gloriarsi della presenza in Serie A1 della pallacanestro, potrà anche annoverare la propria squadra tra le società calcistiche che contano. Noi dobbiamo, come dice quel bellissimo striscione, dobbiamo tornare in Serie C. Sul fronte del calcio giocato, intanto, il Brindisi nel pomeriggio ha tenuto un amichevole con la Fly Team, squadra di promozione brindisina, è finita 5-0 con il gol di Lojodice, Molinari, Croce, Ancora e Lorusso. Brindisi era uno dei miei grandi obiettivi da allenatore. Sono venuto spesso da avversario, ci sono tornato volentieri perché sono convinto che quest'anno faremo di tutto per portare questa squadra in Serie C. Ne abbiamo sicuramente la forza morale, la forza caratteriale, che è quello che ha sempre contraddistinto il sottoscritto, e spero di non deludere quelle che sono le aspettative della gente, della tifoseria e soprattutto della famiglia Flora, alla quale io sono molto ma molto legato. Sì.